Ciao a tutti, mi chiamo Martina Alessandra Ingrosso, vengo dal Trentino Alto Adige ma vivo in Veneto. E la mia storia inizia nel 1999, avevo 23 anni, ho avuto i primi sintomi di parotite, solo che i dentisti mi dicevano che ero troppo giovane per soffrirne. Fatto sta che a 23 anni ho iniziato a fare i primi interventi in microchirurgia in Italia, dove mi hanno fatto innesti di osso e membrane e, con un costo di 76 milioni di lire, delle vecchie lire. Poi diciamo che mi sono tenuta curata, non ho risentito più del problema. E fino a che, diciamo, una decina d'anni dopo, perché ho fatto 3 gravidanze, 3 allattamenti e ho ricominciato a sentire gli stessi dolori. Quindi ho fatto delle visite nella mia regione, però i prezzi erano veramente alti. Quindi mi sono rivolta in uno studio specifico in Croazia, dove anche lì avevano rilevato una profonda, più grave, più orrea, una più grave parotite, e anche lì molto stupiti, in quanto comunque avevo 30 anni. Di solito la mia bocca la vedono a 60, 60 e 70 anni. Ho fatto dei lavori, anche lì dei riempimenti di ossa, ho fatto delle devitalizzazioni, mi hanno tolto 8 denti in necrosi e messo degli impianti. Dopodiché, diciamo, stavo abbastanza bene, fino ad arrivare a un punto che, come sempre, da un momento all'altro, oltretutto mantenendo anche le pulizie, perché bisogna essere precisi quando si ha una piorrea, quindi le pulizie ogni 4-6 mesi, le pulizie ogni volta che si mangia. Ho ricominciato ad andare in Croazia e il mio dentista di fiducia, diciamo, era cambiato. Ho iniziato a soffrire perché io comunque ero abituata ad andare dal dentista, a fare tante ore di intervento, quindi molte volte sulla poltrona mi addormentavo perché si parlava ogni volta di 8 ore di interventi. Quest'ultima esperienza mi ha devastato, quella della Croazia, perché mi hanno praticamente limato tutti i denti di sopra, limandoli storti, perché praticamente andavano in esterno. A un certo punto ho iniziato a sentire dei dolori alle ossa, quindi a non avere più una chiusura delle mani normale, ma tanti dolori, dolori alla schiena, dei dolori ai piedi soprattutto, dove mi è stato poi detto che la correlazione tra denti e ossa è molto vicina, perché mi facevo seguire anche da un osteopata, perché io non riuscivo a capire comunque il perché. Sarò andata una decina d'anni in Croazia e mi sono sempre trovata bene. Okay, e sono stata l'ultima volta? Fino a che non sono stata all'ultimo periodo, era uno studio piccolo, quindi quello salvava, non era la grande clinica del turismo dentale. Non capivo questa cosa, infatti il titolare, diciamo il dentista principale, non mi ha più seguito lui. Però cosa succedeva? Che questa clinica, dalla piccola clinica che era, si era ingrandita, quindi arrivavano pullman e loro non avevano i dentisti con una certa esperienza, ma avevano i ragazzini che probabilmente facevano le prove sui pazienti. Al che io glielo dicevo, mi sono lamentata diverse volte, anche perché da non sentir male, ad avere sempre male, ad arrivare a casa e andare in ospedale e avere la VES sempre alta, io avevo una VES sempre alta, c'era un'infezione in corso sempre, avevo dei cicli continui, avevo un alito brutto, poi andavo, vedevo e mi diceva: hai un granuloma, hai questo, cioè
ti dico, quando ho tolto gli 8 denti in necrosi, io ho ancora le foto degli 8 denti in necrosi, è stato bruttissimo. Tra l'altro, giovane, tra l'altro io faccio la commessa e quindi il mio lavoro è parlare con la gente, è stare in mezzo alla gente. Quando tu hai problemi in bocca, quando tu puoi iniziare ad avere anche problemi di testa, di dolori al collo, di dolori alle mani, non hai più una vita reale. In più il fatto di dire non mangio regolare, il fatto di dire che sei legata all'antibiotico, all'antidolorifico, al cortisone. Il cortisone a me ha dato dei problemi enormi. Quindi era diventata una sofferenza. Non mangi più normale, perché non mangi più il panino al prosciutto. Per te è impossibile, non dico chissà quale cosa, ma un panino al prosciutto, un pezzo di carne, cioè mangi tutto morbido, mangi l'hamburger, la bistecca non la mangi, per dire riesci a mangiare la patata, però l'insalata no. Quindi sono quelle piccole cose che ti segnano, perché comunque sia anche nel contesto lavorativo, nel contesto di stare con la gente, nel contesto di quella che è la quotidianità. Quando arriva la gente in negozio tieni una certa distanza perché non vuoi che ti sentano l'odore. Quindi e in più dici sto male, faccio gli esami, faccio tutte queste cose. Arrivata ad un certo punto cambio e dico vado a fare delle altre visite con un dolore pazzesco perché avevo sempre male. Mi alzavo con il dolore a tutto quello che era la bocca, quello che era il collo, quello che era la testa. Prendo l'appuntamento in vari studi medici e mi dicono non ti preoccupare, uno, facciamo un Olon 6 e si risolve il problema. Bene, vado da un altro, mi dice no, non si può fare, ti dobbiamo fare un Olon 4 perché un Olon 6 ha troppo peso e non sappiamo se la tua gengiva. Vado da un altro e mi dice signora, la sua cosa non mi è molto chiara né dalla TAC né dalle panoramiche che vedo. Io voglio una TAC 3D. Al che prenoto questa TAC 3D, lo studio dentistico mi fa parlare con il chirurgo e questo chirurgo mi guarda in faccia e mi dice Martina, io le mani nella tua bocca non le metto. Scusami, sono 30 anni che io faccio questo lavoro, ma le mani nella tua bocca non le metto. Tu devi trovarti un chirurgo maxillofacciale. Si apre un mondo, lo guardo e tra l'altro ero delusa perché si parlava di una cosa sopra ma anche di una cosa sotto, perché e gli ho detto ma cosa vuol dire? E mi ha spiegato che la chirurgia dentistica non bastava, al che sono andata da vari primari e mi dicevano ma no, in regione non si fa, in regione non si fa, io ti consiglio di andare verso Milano perché puoi trovare la soluzione. Però si parlava anche dai 50 ai 55 mila euro, così, senza poi le dinamiche del quello che può succedere in mezzo. Al che inizio ad informarmi sul discorso della maxillofacciale. E purtroppo io dico, l'Italia è un paese dove non assicura assolutamente la salute, perché dove e come ero arrivata io è un tumore alla fine, perché non avevo più osso, il mio era una mascella senza osso. Infatti io ero arrivata qui per fare gli impianti zigomatici. Tutto questo però 44 anni, dopo aver avuto un trascorso, dove mi dicevano facciamo un Olon 6 e si finisce. È quello il fatto, di dire uno mi promette una cosa, l'altro mi promette l'altra. E quando questo chirurgo mi ha detto ma dove te lo attaccano? Dove te lo mettono? Quindi è là il fatto, gli faccio, vabbè, ma me la può fare una pulizia? No, i denti sopra, io questi quattro che hai non te li tocco, perché io non so se toccando succede qualcosa.
Al che con la TAC 3D poi ho visto i video del dottor Palmas e ho inviato la mia TAC. E perché qua? Perché non da altre parti? Perché comunque qui la struttura permetteva di avere un chirurgo maxillofacciale, permetteva di avere un chirurgo dentista e poi il protesista, tutto in uno. Non è che devo, lì mi parlavano, ti devi prendere la sala operatoria e l'anestesista e il chirurgo. Poi da un'altra parte vedi chi lavora insieme, se vado di qua e di là con questi denti che non si sa. Cioè io devo lavorare nel mentre, perché il contesto è che se fosse una cosa che dici posso lavorare, posso vivere, posso fare, però mi chiedi una barca di soldi che comunque non ho. E mi dici devi trovare quello e quell'altro, ce la fanno complicata, all'ospedale non lo fanno e se no cosa puoi fare? Perché il bello è che io avevo la parte sopra era completamente piatta, quindi non potevo mettere neanche la dentiera, il problema era quello, perché dici io metto la dentiera, ma dove? Non si attacca. E niente, quindi arrivo qui e mi trovo comunque umanità. E realmente mi sono affidata inizialmente al dottor Palmas perché proveniva dalla Sardegna e i sardi sono particolari, quindi mi ha dato fiducia. Non so se gliel'avrei dato a uno di un'altra regione, ma i sardi come sono... E il dottor Andrei Fanea mi ha salvato. Io dico che lui mi ha salvato. Ho fatto due interventi, uno un giorno di 3 ore e mezza e uno un giorno di 4 ore e mezza. Ho fatto il rialzo dei grandi seni mascellari con vestibuloplastia e PRP con l'innesto di 8 impianti sopra, ho fatto un trapianto di osso sotto nella zona mandibolare con vestibuloplastia e 7 impianti. Ho trovato... Alla fine no, perché il dottor Fanea quando mi ha detto, mi ha visto, mi fa... Proviamo perché sei ancora tanto giovane, secondo me ce la facciamo. Era nella garanzia, d'altra parte anche qua. Io sono venuta, è vero, ho pagato tutto prima di iniziare. Però c'è anche dall'altra parte da dire che non va, ti rifanno l'altro intervento a costo zero, ecco. Quindi questa forse è una cosa importante. Questa è una cosa importante. È importante perché comunque tu ti senti sicuro. Cioè, quando vai dal medico, che cosa vuoi sentirti? Vuoi essere sicuro. Io penso che anche un medico è una missione. La missione è di dire faccio star bene una persona. Ti dico, quando ero qua finivo gli interventi e la gente mi guardava e mi diceva Martina come fai? Io andavo in giro, facevo, cioè non sentivo il dolore, arrivata a casa un male della Madonna, ma non per il discorso del rialzo dei grandi seni mascellari, perché ho fatto un gran lavoro di rialzo, ma per la vestibuloplastia. Però ci sta, nel contesto ho capito che cosa volesse dire il vero dolore, ma quando senti che quel dolore è lì e sai che passerà, invece negli altri, cioè non sapevi quando mai sarebbe passato, cioè è quello il fatto. Io non ho più avuto mali di questo tipo, per quello che dico attenzione, perché dico è un tumore, perché quando tu alla gente chiedi ok, e cosa posso fare di diverso? E loro ti rispondono, niente. E dico, niente.
Ecco, questa è la mia grande esperienza. Poi sono tornata dopo diversi mesi, il mio osso era ben strutturato, era ricresciuto. Mi hanno messo... Ah, ecco, essenzialmente no. Io avevo messo inizialmente 6 impianti sopra e 5 sotto, perché il secondo viaggio poi ho messo i 4. E, in Italia mi si sono rotti i denti, perché io digrignavo di notte, infatti mi si sono rotti di notte. I provvisori. Però ho avuto un dentista in Italia, quindi d'appoggio all'SOS, e quindi anche questo è tanta roba, nel senso di dire, se mi succede qualcosa io ce l'ho a pochi chilometri da casa comunque, o posso avere la possibilità di organizzare e venire, però la sicurezza è stata quella. E purtroppo non andava bene, mi hanno inviato i denti da qua e me li ha montati il dentista in Italia. Dopodiché sono ritornata per questa seconda operazione, poi mi hanno ricambiato un'altra volta i denti, perché anche la mia struttura ossea era cambiata, quindi quei denti iniziali non potevano più andare bene. Quindi mi hanno rifatto per 3 volte, tre denti diversi. Ecco, io ringrazio tutti. Il mio chirurgo maxillofacciale Andrei Fanea, ringrazio il mio primo protesista che è Adrian Argent, e dopo ringrazio il mio giovane protesista che l'ho fatto impazzire, Andrei Mereute. Ringrazio Jana, ringrazio Inga, Virginia, Svetlana, Oleg e il dottor Corrado Palmas. Quello che voglio dire alle persone è: non tralasciate nulla dei vostri denti, né una carie, né una pulizia, né nulla, perché i denti comportano altre malattie che vengono a seguire. E soprattutto scegliete bene il medico o la clinica. E discuteteci, perché anch'io ho discusso con loro, però qui è stata una famiglia. La cosa che ti lascia sempre a bocca aperta, e questo lo dico col cuore, è che ti rivedono dopo un anno, dopo 2 anni, sentono la tua voce al telefono e ti chiamano per nome. E qui voi vedete 20.000 persone al giorno, cioè c'è un passaggio di gente che è incredibile. Eppure non sei un numero, sei una persona, e quindi grazie. La mia vita è cambiata, perché il discorso non è più... Sono consapevole innanzitutto che inizialmente diventava, perché non ne ero cosciente, no? Diventava quasi un discorso estetico, però quando ti prende la salute e ti prende a 360 gradi sulla salute, capisci che è importante. Quindi Martina di prima sì, stava male, la Martina di oggi sta bene, sorride, ha un bel sorriso, e tra l'altro io vedo le foto, perché bisognerebbe vedere le mie foto, ma come è cambiata la mia fisionomia. Cioè, in 2 anni e mezzo la fisionomia è cambiata. Hai voglia di ridere, hai voglia di far vedere il tuo risultato, ma perché comunque è uno stato d'animo anche, no? Cioè, quindi è bello. Diciamo che in Moldavia è un po' diverso, no? Però in Italia... le persone fanno il mutuo per comprarsi la casa o la macchina bella, e io in bocca ho una macchina super bella e ho una casa.
cioè il fatto di una casa, ma per il discorso anche della fatica, dei soldi che ci ho investito. Ma ho investito sulla mia salute. Io ho fatto qui il mio compleanno, il 20 novembre era il mio compleanno. E ho detto, io mi sono fatta il regalo e è la salute. E il resto viene da sé. Perché poi tutto funziona. Funziona il rapporto con gli altri, funziona la sicurezza che hai in te stesso, perché alla fine non ti nascondi più, anche nei mezzi sorrisi, nel parlare, nel dire. E quindi è il miglior investimento che una persona possa fare, perché poi tutto arriva. E, ecco, quindi non è un capriccio. Io adesso, per dire, ho i denti standard, avevo iniziato a mettere via i soldini per fare i premium, solamente che col Covid purtroppo questi soldini sono andati. Però sia il protesista, che vabbè lui lo sapeva, però il chirurgo che mi ha visto poco fa mi dice, hai fatto i premium? No, sono gli standard. Tu la stessa cosa, che belli, sono gli standard. Io sono felice, sono comunque felice, sono arrivata qui e è andata bene così. Questo è bello. E è bello che anche le persone comunque te lo dicano, ti dicano come sei cambiata, lo notano, eh? E cosa manca al mondo oggi? Manca l'umanità. E qui c'è. Io sono innamorata di Chisinau perché comunque ogni singolo punto c'è tanta umanità. Nelle strade, con le persone, le etnie diverse. Ho scritto dei post su Facebook. Però c'è una grande convivenza, il saper convivere, tante razze, tante culture, tante religioni diverse, ma c'è l'umanità. E qui si può dire che si fa con ciò che si ha. Da noi è diverso, da noi vuoi far vedere il più. Invece qua no. Eppure non manca nulla. È un altro modo di vivere la vita. E capisci che ci sono tanti modi per poter vivere la vita.